Zombie Apocalypse. Bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale Sinoscedi. Siamo su PES 2017 per continuare il campionato Master con la Roma. Spero siate contenti per il fatto, insomma, che sto tornato, sto cominciando a mettere un po' più video rispetto a prima e spero di continuare così, anzi di migliorare e cercare di metterli come prima, ovvero un video al giorno. Non vi preoccupate, prima o poi ce la farò. Passato questo periodo, insomma, si può fare tutto. Quindi abbiamo la partita contro il Carpi, poi contro la Juventus, tutte e due fuori casa, quindi sarà un po' così, un po' tosta. E una cosa che mi ha sorpreso, la classifica della Serie A, c'è sta il Frosinone che sta a punteggio massimo come noi, sta tipo a quanto sta? A 9 punti, ragazzi, cioè non ha perso una partita il Frosinone. Sta cosa mi sta a fare un po', insomma, mi sta a far riflettere. È andata male, no male, vabbè, un pochino così l'ultimo episodio, cioè quello precedente a questo, appunto. Abbiamo perso 2-0 contro il Lione fuori casa nella prima partita dei Champions, proprio de sempre, con su PES 2017, su questo campionato Master. E purtroppo abbiamo perso 2-0. Però ci sono altre partite, un botto, quindi possiamo ancora recuperare. Tanto Real Madrid e Borussia Dortmund hanno pareggiato, loro stanno a un punto, noi stiamo a 0 punti, il Lione sta a 3. Ce la possiamo fare, raga, non vi preoccupate. Allora, partita contro il Carpi, andiamo subito. Magari faccio riposo a qualcuno, non lo so. Ma sì, ma giochiamola così, dai. E poi contro la Juventus, là se divertiamo, raga. Eccoci, c'è, inizia ufficialmente il partitone. Speriamo bene, ragazzi, speriamo bene. Abbiamo anche un Gurreggiolini che sta giocando benissimo. È secondo in classifica marcatori. Davanti c'è Berardi con 5 gol, Curro sta a 4. Buono, buono, dai. Anche Palacio sta giocando bene, ragazzi. Troppo. Andate a vedere anche i precedenti episodi se non l'avete visti, perché Palacio ha fatto il fenomeno, tacci sua. Bravo Lobato! Palacio! No, perché non ha tirato, raga? Ho premuto quadrato, non mi ha tirato. Non ci credo, che gioco del cazzo. Mazza, oh. Mi vogliono proprio far perdere sta partita, eh? Mi vogliono far pareggiare sta merda. Non so perché non mi ha tirato, raga. Brutta sta cosa. Ragazzuoli, c'è un piccolo problemino. Non riesco a fare un cazzo. Cioè, ve lo dico proprio così. Non riesco a fare una sega proprio. Ma come si fa qua, col Carpi? Vabbè che stiamo a giocare fuori casa, che questi c'hanno pure l'appoggio del pubblico, ma niente, giochiamo proprio male adesso. Sarà quel periodo classico di ogni stagione che facciamo, che partiamo a bomba e poi improvvisamente il computer di PES si sveglia e comincia a romperci le palle. Attenzione, attenzione Curro, ho fatto qualcosa di incredibile. Palla per Palacio! E non faccio manco in tempo a parlare che Palacio li purga. Grande Rodrighetto, grande Rodrigo. Mamma mia, lo sto facendo giocare trequartista in questa partita al posto di Riccardo Quaresma, ragazzi. Bello pure il passaggio di Lobato comunque, pure il dribbling qua di testa del grande Curro. Assist per lui e gol di Rodrighetto. Vabbè ragazzi, siamo 1-0, non riusciamo a fare più di un gol penso in questa partita. Meno che non facciamo qualche cazzata, tipo questo passaggio bruttissimo. La dovremmo portare a casa, non lo so. Mo' vediamo, mancano 5 minuti. Adesso me la giostro un pochino. Faccio un po' i passaggi da merda, quelli da stronzo. Però così me la rubano. Calla. Niente, la calma non fa per noi. Allora giochiamo alla cazzo di cane. Aia. Oh. Brutta sta roba, Brutta sta roba, ragazzi. Possiamo anche pensare alla Juve adesso. Infatti ci buttiamo direttamente alla partita contro la Juve. Questa qua contro il Carpi. Meno male che abbiamo vinta. Io pensavo che andavamo a pareggiarla. Mi era preso un colpo. Ce l'abbiamo fatta. Quindi rimaniamo a punteggio massimo. A punteggio pieno. Abbiamo fatto 4 partite. 4 vittorie. La Juventus ha vinto. Il Frosinone non so che cosa ha fatto. Il Frosinone ha pareggiato. Ok, quindi sta a pari punti con la Juve. Noi siamo primi a 2 punti in più dalla seconda. Andiamo direttamente contro la Juve. Scontro diretto per il primo posto, ragazzi. Eccoci, raga, contro la Juve. Scusate, non era la partita a registrazione. Vabbè, non vi siete persi nulla. Attenzione qua, guardate questi come giocano subito. Pelatone messo in difficoltà allo Juventus Stadium. Mamma mia, raga, questi sono partiti a bomba. Tunnel su Nainggolan addirittura. Si è presa under culo. Va bene, allora, calcio d'angolo per loro. Vediamo un po' quello che succede.
La vedo dura sta partita, raga, vedo veramente tosta, eh. Ve lo dico proprio. Aia. Mamma mia. Dai, contropiede. Contropiede, attenzione perché Kakà è lentissimo. È lento come le merde. La dà Lobato, di merda addirittura. Porca troia. Ma come fa a giocare così de merda? Non volevo dire, però ho detto. Gioca sempre male. Attenzione qua. Ingles sbaglia un'altra volta. Dybala. Oh, guarda. Guardate, sono Kakà. Stavolta non sbaglia il passaggio. Incredibile. Quaresma. Gurro, ci facciamo avanti, ci facciamo avanti. Guarda Quaresma. Guarda Quaresma. Quaresma. Gurro. Se l'ha mangiata invece no! Gigio non può fare niente! Non è Buffon quello, scusate, non è vero. Grande Curro, siamo avanti contro la Juve, non ci posso credere. Non ci posso credere, non so perché stanno facendo quell'esultanza bruttissima. Ma che è, un trenino? Che sta a fare questo? Oh. Basta, non esultare! Basta. Cazzo ne so che era successo, se n'è impallata la play, se n'è drogata un attimo. Guardate il passaggio di Lobato, bellissimo. Benzema, sì, Benzema. Quaresma, la tira di merda. Sto già pensando al Real Madrid, ragazzi. La partita dopo questa vi dico solo che è Real Madrid. Che vedremo naturalmente nel prossimo episodio. Quella sarà una grande partita, raga. Poi ve la faccio vedere per bene quella, senza troppi tagli, magari. Oh, cazzo. Attenzione, Morata. Fermato. Sapiamo del culo. Vai, Quaresma. Attenzione, parte quello stronzo di Curro. Dai. Oppela. No, ho sbagliato, ragazzi. Ho sbagliato. La potevo mandare a coso, Lobato. Ecco. Fair play, gliel'ho buttata fuori. Comunque stavo dicendo, potevo mettere Lobato davanti alla porta, vaffanculo. Niente. Attenzione Pogba. Umiliato da Raja Nainggolan. Chi prende la palla? Attenzione perché è vecchio. Sto Lobato. Cazzo faccio? Oh, ancora. No, ho sbagliato. E invece no. Bucio de culo quasi, bucio de culo. Tanto Nainggolan sta e fa i fanghi, si butta verso i cartelloni pubblicitari. Lobato, la può mettere in mezzo. Ma che è sto pallone de merda? Ma che ha fatto? Preso per terra. Preso una buca. Attenzione. Attenzione, parte Alvaro. Alvaro. Ci vuole romper culo. Mamma mia. Grande parata su Pogba del pelato. E ci serve il culo un'altra volta. Dai, è così. Mamma mia, pelato. Mamma mia, pelato. Ci salva un'altra volta. Pure adesso il pelato sta facendo una grande partita, ragazzi. Una grande partita. Adesso Lobato non deve perdere palla, sennò mi fa rodere il culo. Grande Quaresma. Almeno è veloce lui. Attenzione. Non so che fare qui. La giochiamo dietro. Il cross per Gurro che è da solo! È da solo Gurro! 2-0. Grande cross di Piqué. Sì, grande cross ho detto. Grande cross di Piqué. Grandissimo. Rivediamo qua il tacco di Quaresma. E poi di sinistra addirittura. La mette benissimo. Caceres. Non so come cazzo stava marcando di merda. E Gurreggiolini la butta dentro, ragazzi. 2-0 contro la Juventus. Allo Juventus Stadium. Non si è mai vista una cosa del genere, oh. Grandi. Caceres ancora. Non riesce a difendere contro Curro. Non ci riesce. Non ci riesce. La buttiamo in mezzo per Lobato. Porca puttana. C'eravamo quasi pure a far terzo gol. Mannaggia. Oh. Attenzione. Un altro pelato. Simone Zaza. La perde. Fa una figura di merda incredibile. Quaresma. Quaresma. Ah, so. Ah, c'è la troia. La riprendo però. O così. Ancora Quaresma. Piqué. Forse può fare il cross. Lo fa bene. Mannaggia la tro. Ma come crossa, oh. Crossa proprio bene il signor Piqué, eh. Cresciuto tantissimo. Che ricordo è stato il primo acquisto in assoluto della mia carriera. È stato il primo acquisto di sempre proprio. Da 5 stagioni, 4 stagioni, 3 stagioni, non mi ricordo. 2-0. 2-0 abbiamo vinto contro la Juve, ragazzi. Sono troppo felice. Non sembra, ma sono felice. Non me l'aspettavo. Abbiamo allungato contro la Juve. Quindi stiamo a 5 punti in più da loro. Mo tocca vedere il Frosinone che ha fatto. Incredibile, c'ho paura del Frosinone, non ci posso credere. Allora, Frosinone ha pareggiato un'altra volta e mo si rifà avanti l'Inter, che ci sta a 3 punti. Va bene così, ragazzi. Quindi io direi che ci possiamo salutare. Non mancate per il prossimo episodio. Mi raccomando, ci abbiamo la partita contro il Real Madrid, porca troia, eh.
Eccola qua, mo' ve la faccio vedere. Eccoci, in casa contro il Real Madrid c'è sta Cristiano Ronaldo, non se la potremmo perdere. Assolutamente no. Quindi ci vediamo alla prossima, lasciate un bel like, iscrivetevi e fate quello che vi pare. Vi voglio bene, raga. Bella.